Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e come sempre ragazzi, anche se siamo in vacanza, porca di quella porca, non possiamo assolutamente mollare neanche per un secondo tutto quello che sta succedendo in questo finale di stagione di Fortnite. Non vi nascondo ragazzi che anche io ho voglia di tornare insieme a voi come prima e più di prima, ma fatemi godere qualche altro giorno di relax per poi poter fare tutta questa stagione invernale a cannone ragazzi, a cannone, dedicandoci solo ed esclusivamente a tutto quello che riguarda il nostro tanto amato Fortnite. Beh ragazzi, oggi l'argomento è sempre lui ragazzi, è sempre il signor Cube, lo chiamiamo noi signor Cube, buongiorno, eccolo qua ragazzi, vicino al signor Cube c'è anche un signor Lama ragazzi, lo vedo là in basso, eccolo là. Comunque, quello di cui vi sto parlando ragazzi è assolutamente incredibile, la teoria che ieri vi avevo detto ragazzi sembra avverarsi. Per chi non avesse visto il video di ieri ragazzi, abbiamo parlato della teoria che accomuna i dinosauri alla nuova season di Fortnite, dinosauri ragazzi che come vi avevo già anticipato abbiamo già visto come easter egg negli spray della season, dinosauri ragazzi che avevamo già visto anche all'inizio, esattamente all'inizio della season numero 4 ragazzi, dove c'era appunto quell'enorme impronta di dinosauro che poi stesse è sembrato essere di Leviatano, ma in realtà non è mai stata fatta uscire quella modalità del Leviatano gigante, non so se ve lo ricordate ragazzi. Quindi torna di nuovo la teoria che Epic Games già sapesse tutto sia della season 4 che della season 5 all'inizio della season 4, e quindi i dinosauri di nuovo ragazzi prepotentemente rientrano e ritornano nell'immaginario collettivo dei videogiocatori di Fortnite. Abbiamo visto ragazzi i grandi movimenti del cubo in questi giorni, anzi movimenti che voglio farvi vedere in maniera molto più chiara, ringraziando ovviamente il team dei leakers che anche in vacanza mi aiuta sempre tantissimo, formato da Litto, Aidin, Swog, Marco, il Fabione che è su Instagram, quando verrà su Telegram sarà sempre troppo tardi, che mi hanno fornito questa bellissima immagine che volevo farvi vedere ragazzi. State pronti? È molto interessante perché ragazzi, eccola qui, patang, spiega esattamente ragazzi tutto il percorso del cubo da quando è apparso fino praticamente a poche ore fa, e come vedete ragazzi ha praticamente tagliato tutta la mappa a metà, in poche parole. È partito come sappiamo dalla montagna vicino a Palmetto Paradisiaco, ecco che ve la metto un pochettino meglio così la potete vedere bene anche voi, partito dalla montagna di Palmetto Paradisiaco, è andato avanti arrivando addirittura fino quasi a Passatempi Pomposi, si è riportato indietro fino all'Ande, è continuato, ha oltrepassato il boschetto, è andato avanti, insomma ragazzi ne ha fatte davvero tantissime, e adesso sembrerebbe che con questa posizione ragazzi che state vedendo e che stiamo vedendo insieme possa seriamente avvalere l'ipotesi che arriveranno i dinosauri su Fortnite, perché si pensa ragazzi che nelle rune che vi ricordo fanno parte del cubo ragazzi, rune, vediamo una cosa intanto, mi viene in mente una cosa mentre parliamo di questo argomento, qualcuno è andato a controllare ragazzi se alla base del cubo per caso ci sono degli altri simboli? Io sinceramente non ho ancora guardato, quindi andiamo un secondo molto velocemente nel replay e vediamo un attimo con il drone, che non si sa mai, metti che ci sono fuori altre rune, ne abbiamo viste già due qualche giorno fa, che parlavano appunto di distruzione, di tormenta, di cambiamento ragazzi, insomma tutti elementi che fanno intendere che sicuramente ragazzi c'è qualcosa che cambierà nella mappa di Fortnite, che cambierà per noi giocatori, per voi giocatori ragazzi. Andiamo a dare un'occhiata dentro, che non si sa mai, qualcuno ha guardato, adesso sono sicuro che abbiate già attenzione,
Questa è la base del cubo. No, è tutto nero, raga. È tutto nero il cubo. No, non ci sono rune. Ah, magari c'erano delle nuove. Guarda, guarda. Questo è il. Questo è l'erbetta. Non ci. No, no, no. Nessuna runa, ragazzi. Nessuna runa. Ai ai ai, c'è un po' di erbetta nel cubo, devo tagliarla, devo chiamare i giardinieri. No, nessuna roba interessante per quello che riguarda, ragazzi, il possibile nuovo arrivo di nuove rune, ragazzi. Ma abbiamo visto che queste rune, ragazzi, sono assolutamente associabili ai vichinghi, ragazzi. Avevamo visto che sulla vela della galea dei vichinghi c'erano altre due rune che sembrerebbero molto molto vicine a quelle che siamo già abituati a vedere sia sul perimetro del cubo che al suo interno. Vi ricordo che il cubo, ragazzi, ha rilasciato due impronte, due rune nella seconda fase, al termine della prima fase e all'inizio della seconda fase. Quindi, ragazzi, la domanda che tutti ci stiamo veramente ponendo è: ma questo cubo davvero, siccome contiene energia, perché lo sappiamo, ragazzi, è un cubo pieno di energia, e questa energia oramai abbiamo capito tutti che prima o poi verrà sprigionata. Ma quindi, ragazzi, la domanda che ci facciamo è: intanto guardate là, guardate quell'aura lì azzurra. Scusate, ma la vedete anche voi quell'aura lì azzurra? Non era, non doveva essere. Che cacchio è? La domanda che ci facciamo, scusate, devo andare a vedere l'aura azzurra, ragazzi. La vedete anche voi o sono deficiente io? C'è un'aura azzurra che copre gli alberi, ragazzi, ma che cacchio è? Ma scusatemi, ma voi questa l'avevate vista? Ah, è dove il cubo ha lasciato le impronte, giustamente. Dove il cubo aveva lasciato le orme, giusto, giusto, giusto. Non avevo notato, non ricordavo che ci fossero... che ci fosse un'aura azzurra intorno. Come vedete, ragazzi, incredibile veramente come quelli di Epic Games stiano in tutti i modi modificando e cambiando ogni volta. C'è un lama volante, c'è un lama volante, ragazzi, c'è un lama volante, come si dice, come, ma è un po', ma è un lama volante veramente. Attenzione, vorrei prendere il lama volante ma non lo posso prendere. È incredibile come, ragazzi, stia modificandosi tutta la history dell'End Season 5, e chissà che cosa ci dobbiamo aspettare, ragazzi, perché non si può neanche pittargli sopra. Chiamiamo il lama, magari viene il lama. Venga qua lama, venga qua. Non viene il lama, non viene. Qual è, ragazzi, davvero il tema della nuova Season 6? C'è chi parla di alieni, c'è chi parla di futuro, c'è chi parla appunto di distruzione e di rinnovo totale della mappa, ragazzi, e avrebbe anche senso farlo in quanto gli ultimi le ultime location che abbiamo visto nella mappa sono state quelle dei passatempi pomposi. Poi ovviamente ci sono stati i vichinghi all'inizio di questa season, ma ci sono molte city e ovviamente tutta la sezione del palmetto paradisiaco e del deserto. Ci sono da fare dei rinnovamenti e secondo me, ragazzi, ne avevamo già parlato, i dinosauri, la distruzione, il Ragnarok, il cubo sono tutti collegati. Dobbiamo solo aspettare ancora qualche giorno di pazienza per poter scoprire quello che ci dovremo aspettare nella nuova season, che ovviamente non mancherò di portare in tempo reale. Io, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su se vi è piaciuto, e voglio sapere le vostre teorie qui sotto, ragazzi, qui sotto nei commenti. Scrivetemi qual è la vostra teoria sul finale della season numero 5. Vi mando un abbraccio forte, un bacione grande, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live. Ciao!